ho dimenticato gli orecchini. Pronto ad uscire? Quasi. Ragazzi, questa è la situazione camera. Siamo arrivati ieri sera tardissimo. Oggi relax puro. Sono le 2:30 di pomeriggio. Ancora dobbiamo pranzare, però oggi era proprio giorno di pausa. Ma che ci frega. E soprattutto dobbiamo decidere dove fare tappa domani. Adesso usciamo e la passeggiata porta sempre consiglio. Andiamo a vedere la cattedrale di Bourges. Che devi fare? Metto gli orecchini. Che bikers che sei. Appunto, perché metti il casco per uscire. Sempre bikers, quando non lo sono voglio cercare di essere più carino. Intanto vi faccio vedere la camera, piccolissima, a 1,5 km dal centro, quindi passeggiata di circa 20 minuti per arrivare al centro. Piccolina, però per la cifra va più che bene. Pausa di 2 giorni per fare il bucato. Fondamentale fare il bucato ogni 4-5 giorni, altrimenti la puzza diventa... No, non è vero, però... Dai, dica le cose come stanno. Andiamo, via. Lasciamo questo, così non entra nessuno. Hotel stile Shining. Vi faccio vedere una cosa. La porta dell'ascensore. Vedo un bimbo passava, ecco la mano. Cercava di aprire la maniglia, ma non c'è la maniglia. Facciamo le scale o ascensore? Scale, sempre. Nell'aula sarà freddo come stamattina. Allora, questo che abbiamo qui di fronte è l'hotel che avevamo visto e che volevamo prenotare. Però, siccome bisognava parlare con la hall di questo hotel, anziché di Original Access, esatto, siamo entrati, abbiamo queste informazioni, abbiamo prenotato su questo che è leggermente di livello superiore. Guardate che spettacolo! Queste crostatine di frutta per Francesco sono il massimo, quindi tra mezzini provenienti da tutto il mondo e pasticcini francesi. Ma siamo in Francia, ragazzi, guardate che roba! Buon appetito! Buon appetito! Recensione della patisserie, che sarebbe questa. Come erano dolci? Dolci 9. Ma anche 9,5. Ecco l'ingresso al centro della città di Bourges. Vera moto a viaggio. Cattedrale. Si intravede da questo vicolo. Rendere conto delle dimensioni. Francesco si sta avvicinando. E in realtà la cattedrale, eccola. Siamo all'interno della cattedrale di Bourges, dichiarata patrimonio UNESCO nel 1992. È un altro capolavoro dell'arte gotica francese, bellissima all'interno.
La particolarità di questa cattedrale è la facciata principale, con la sua lunghezza di 40 metri, può essere considerata la più grande in questo genere di costruzioni gotiche. Ma una peculiarità che salta subito all'occhio entrando sono le magnifiche vetrate, secondo noi, bellissime per i riflessi e i colori. Le vetrate delle finestre più alte in realtà sono datate dal 1200 in poi, mentre le altre, quelle cappelle laterali, risalgono ad un periodo un po' più recente, ma comunque 1500, 1600, 1700. Questa cattedrale è anche chiamata la cattedrale di Saint-Étienne, Santo Stefano. Questo è il parco di fronte alla cattedrale di Saint-Étienne di Bourges. Il tempo non è dei migliori, ma in realtà è anche abbastanza caldo, è un clima molto strano. Dovrebbero essere 28 gradi, ma c'è un'aria insidiosa. Però è caldo, è soffocato, però siamo al centro della Francia. Classico clima continentale, ci sta. La panchina, abbiamo una posizione privilegiata per ammirare la cattedrale. Nel frattempo, rilassandoci in questi giardini, stiamo cercando un posticino dove fermarci per la prossima tappa di domani sera. Non è facile perché non sapevamo quanti giorni saremmo stati fuori, quindi adesso stiamo cercando. Poi che gran parte delle strutture sono prenotate, anche perché parliamo della settimana post Ferragosto, quindi esatto. Tutto pieno. Non sappiamo se fare tre tappe separate o fare due tappe, qui una di due notti. Esatto. Adesso continuiamo a studiare e ogni tanto alziamo gli occhi. Là par contre, je t'ai mis une pas branlée. Ah oui, forse. Là, je t'ai mis une branlée, mais il m'en reste moins. Ultima cena in Francia. Sì, forse, ancora non lo sappiamo. Forse sì. Stiamo decidendo quando andare a dormire. Comunque, due belle insalatone. Salate fette a mer. Carinissimi. Buongiorno ragazzi, ripartiamo da Bourges, direzione Colmar. Abbiamo deciso per Colmar alla fine. La cosa bella di questo hotel è che costa il giusto, nel senso che si trova vicino alla stazione, sì, a 1,5 km dal centro storico. Sì, vicinissimo. Bourges un po' così secondo noi. Bourges controversa, poi spiegheremo meglio il perché. Esatto, ora giubbetti, borse, si parte ragazzi. Buona strada. Quello là è l'hotel dove stavamo. Questo è l'hotel dove bisogna andare per prendere la moto. Bisogna fare il codice. Reception sempre chiusa qua. Speriamo che la moto ci sia. Eccola là. Foglie ovunque, qualche residuo bellico. Ora la puliremo per bene. Anche per la Tenerona due giorni di stop, 3.464 km. Il cancello dovrebbe essere 199. Andiamo da Sara. Ok. Questa sembra più piena grazie a Sara. Andiamo? Vieni. Ripartiamo. Come abbiamo già anticipato, destinazione Colmar o Colmar. Dopo due giorni di stop, lei è sempre in perfetta forma. A più tardi, on y va.
Siamo appena fermati in un distributore di benzina. Questa scritta ci ricorda quando eravamo piccoli, negli anni 80. In questo caso erano, in Italia era Esso Lubrificanti, qui è Esso Lubrificant. Però comunque, chi di voi si ricorda la tigre dello spot della Esso? Ragazzi, penserai tutto full. Sicuramente da fuori, da quel poco che abbiamo potuto vedere, il paesino sarà carinissimo, ma da là fino a 100 km verso Colmar non abbiamo incontrato ristoranti disponibili, nel senso che aperti ma tutti pieni. All'ingresso dell'autostrada, primo distributore, una sorta di igloo. Il nostro pastino veloce, salato, caldo. Moto è qua là, ma una cosa importantissima, un particolare, la temperatura da questa mattina a Buc, ad ora che avremmo fatto 150 km, è cambiata di circa 6-7 gradi in più. Ora saremo sui 33-34 gradi. Star fuori è veramente, c'è il vento sahariano secondo noi, è caldissimo. E noi siamo più alti di 34. Addirittura? Ora riempiamo le tanichette con l'acqua gelata. Anche perché si scaldano subito. Bisogna scrivere la Turatec, c'è scritto che mantengono la temperatura, ragazzi. La mantiene, sì, la temperatura, per pochissimo tempo però. Sei pronta per ripartire? Forse tornerei indietro alla Bretagna, perché credo che questo clima ci attenda anche in Italia. Caldissimo. 158 km all'arrivo a Colmar. Ripartiamo, ragazzi. È durissima. 38 gradi. E ce la faremo. Rispetto a quella dove siamo arrivati a Purs l'altra sera, dai. Sì, in modo più tranquillo. Siamo
parcheggiando la nostra moto. GS si è preso due posti, mi sembra carino. Pronti? Pronti per la cena. Dai, che sono le 8.50, qua le 9.30 chiude tutto. Quindi ragazzi, andiamo in direzione centro Colma. Andiamo. Quella camera la faremo vedere domani, sì. Che è spettacolare. Bellissima. Mascherina obbligatoria. Sì, me la metto subito. Ah sì? Sì. Non far mai male. Bonsoir. Ah, sono caldo, ragazzi. Direzione? Di qua. L'assistenza di Google serve sempre. Qua andiamo a mangiare su quel localino là. Stasera facciamo il bis con la pizza alsaziana. Il cameriere ci ha detto come pizza. Grazie a voi.